Buon pomeriggio a tutti, oggi vi mostro un altro attrezzo utile per lo scrapbooking. Si tratta della tavoletta Trim Score di We Are Memory Keepers. È uno strumento, a mio parere, molto ben fatto. Allora, si presenta così, piegato in due, per poter essere meno ingombrante e più trasportabile. La pieghetta è contenuta nella parte inferiore, così come per tutte le tavolette di We Are Memory Keepers. Si apre e si blocca sul vetro. Ha il gommino antiscivolo. Allora, la tavoletta è così composta. Nella parte superiore abbiamo le misure in pollici e in quella inferiore le misure in centimetri e lo spazio per la pieghetta. E questa è la parte score, la parte della scoreboard. Sul lato destro invece troviamo la taglierina. La taglierina si chiude con delle calamite e questo fa sì che i fogli rimangano abbastanza saldi nella loro posizione. Ha una lama non rotante ma fissa e qui sopra c'è già una lama di ricambio. Questa parte azzurra si apre e si chiude a seconda dell'utilizzo che state facendo della tavoletta, quindi sarà aperta se la state utilizzando come taglierina, sarà invece chiusa se la state utilizzando come scoreboard, perché vi serve come riferimento per tener ferma la carta nel momento in cui andate a fare le pieghe. Oltre a essere vantaggiosa in termini di spazio, è ovviamente comoda principalmente per il suo utilizzo, poiché contemporaneamente potete svolgere appunto le doppie funzioni. Facciamo un esempio. Con un ritaglio di cartoncino. Ipotizziamo di voler fare una card. Possiamo alzare la taglierina, posizionare la card, segniamola a 5 pollici, chiudiamo la taglierina che è con le calamite, perciò permetterà al foglio di stare più stabile, e tagliamo. A questo punto pieghiamo il flip per tenere la card ferma e non permetterle di muoversi oltre. Prendiamo la penna per le pieghe, che è contenuta appunto nella confezione, e a 2,5 pollici possiamo fare una piega e aver creato così velocemente il nostro bigliettino. Come tutte le scorpalle, può essere utilizzata per fare numerosi progetti. E nel foglio che contiene la confezione, infatti, ne sono presentati alcuni: le scatole, queste girandole, gli ombrellini, le buste, perché appunto è una tavoletta per le pieghe a tutti gli effetti e quindi svolge appieno la sua funzione. Thank you.
Una volta che avete finito di utilizzarla, potete tranquillamente riporre la teglietta nella parte inferiore, di modo da non perderla. Togliere i blocchi sul retro. Chiuderla. E ingombrerà veramente poco spazio, quindi nella necessità in cui la si voglia portare con sé, per delle fiere o per qualsiasi altro tipo di evento, non è assolutamente ingombrante. Questo è tutto e alla prossima!